Unite. L'operazione chirurgica di Città del Capo, con la sua lunga tensione, il suo esito quasi miracoloso, la sua conclusione tragica, ha impressionato il mondo. Quello che resta, al di là di una dolorosa sconfitta della scienza, è l'apertura di un orizzonte incredibile, di possibilità appena intraviste nel destino dell'uomo. Ma la gente, l'opinione del mondo, si è sentita in questo caso emozionata e coinvolta per qualcosa di più. Per la prima volta, un cuore umano, tolto da un corpo che aveva appena finito di vivere, ha continuato a vivere e a battere in un altro essere umano. Ma è proprio qui uno dei momenti più tesi e drammatici di tutta la storia del cuore trapiantato. Si può fare un'operazione di questo genere, in una situazione di tanta urgenza, ed essere nello stesso tempo sicuri, veramente sicuri, che la persona a cui sta per essere tolto il cuore ha davvero cessato di vivere? Quando mi dissero che il cuore di mia figlia avrebbe potuto forse salvare una vita umana e che la decisione dipendeva da me, fu quasi un sollievo nella disperazione di quel momento. Mia figlia stava morendo e non c'era più niente da fare per lei, mi disse il professor Barnard. Non c'era più niente da fare neanche per me in quel momento, niente che potesse aggravare il mio dolore o renderlo più sopportabile. Ma il cuore di Denise poteva continuare a vivere e a dar vita a un altro essere umano. È impossibile far capire che cosa ho provato. Ma dire di sì era il mio modo di ribellarmi alla morte, di lottare per la vita, di trasformare in qualche cosa di utile la tragedia della nostra famiglia. In questo caso, la morte poteva diventare un po' di vita per un'altra persona. Ho detto di sì e lo direi ancora. E adesso che quest'uomo è morto, adesso che comincio veramente a capire che mia figlia è morta, l'unico pensiero che mi resta è questo. I medici hanno provato. Ci sono quasi riusciti. E in mezzo a tutto questo dolore è successo qualche cosa di molto importante per tutti gli uomini.